Ciao, mi sentite? Facciamo una diretta estemporanea che oggi sono in giro e non riuscirò probabilmente a scrivere un post. Stavo cercando il mio burro cacao, non so dov'è. Allora, faccio questa diretta per rispondere al post di Luke che ha scritto su Paolo Borzacchiello, che, scusate, intanto mi metto anche il lucidalabbra. Burro cacao. Allora, Luke dice: ma tutte queste robe, no, non sono un po' manipolatorie e non sono un po' che cercano in qualche modo di fregare chi ascolta o chi. Ok, Valentina, fra l'altro, ha già risposto a questa preoccupazione di Luke e io ti dico che Valentina secondo me ha azzeccato nella sua risposta, nel senso che tutto si basa sull'etica della persona. L'etica è uno dei punti centrali del lavoro di Paolo Borzacchiello. Se tu sei un truffatore, è ovvio che tutto quello che tu fai non ha valore. È ovvio anche che persone che non sanno riconoscerti come truffatore saranno truffate, va bene? Quindi è un percorso di consapevolezza e di responsabilità. Come dice la Valentina, se noi siamo centrati e se noi siamo, ciao Paolo, se noi siamo centrati, se noi siamo puliti, quindi mente libera, cuore aperto, noi vediamo cosa è che abbiamo davanti. Se una persona ci sta in qualche modo intortando, noi lo sentiamo, abbiamo dei segnali interni che questa persona ci sta intortando, che non è sincera. Di conseguenza possiamo semplicemente non avere niente a che fare con questa persona. Quindi sta a noi riconoscere chi è pulito e chi non è pulito. Le tecniche linguistiche di Paolo Borzacchiello sono delle tecniche linguistiche soprattutto addette a, come hai già sottolineato tu, Luke, alla vendita, cioè in un rapporto di vendita, di trattativa, di negoziazione, è meglio evitare l'uso della parola grazie, è meglio arrivare e portare un piccolo regalo e quindi omaggiare chi ci sta ricevendo, è meglio mantenere certi livelli di autorevolezza psicologica sulla trattativa e sulla relazione. Non vuol dire mentire, non vuol dire mentire, non vuol dire ingannare, non vuol dire truffare, cioè essere proprietari della propria responsabilità linguistica. Vuol dire semplicemente scegliere con consapevolezza un certo tipo di linguaggio più o meno idoneo al tipo di relazione e di contesto. Vi faccio un esempio. Allora, lui ovviamente si occupa prevalentemente di vendita, di comunicazione persuasiva. Però, se voi pensate, no, che se volete capire bene, e quindi lui. Sì, Luke, è una risposta al post della PNL di Paolo Borzacchiello, perché faccio prima a fare un video che a scrivere un post con tutta la risposta. Quello che sto dicendo è: il principio di base di Paolo è l'etica, quindi tu devi essere una persona onesta e pulita. Se non lo sei, tutto quello che fai sarà contaminato dalla tua assenza di etica. E quindi devi lavorare prima su quello. Poi, una volta che sei in etica e sei una persona pulita, allora ti merita, specialmente se ti occupi di trattative o di vendita o di negoziazioni, ti merita capire come usare il linguaggio, le parole a tuo favore, non a sfavore dell'altro, perché Paolo dice anche che una delle responsabilità che abbiamo quando siamo in comunicazione con l'altro è di capire di cosa l'altro ha bisogno.
Quindi non di asfaltarlo con la nostra padronanza del linguistica, ok? E di capire, grazie alla nostra padronanza linguistica, di far estrarre dalle persone che abbiamo davanti di cosa loro hanno bisogno, come loro si sentono, cos'è che loro vogliono. E poi cercare di trovare una soluzione win-win. Non mi ricordo in quale libro Paolo dice che se per chiudere il suo contratto si rende conto che va a nuocere a una persona, non chiude il contratto, ok? Quindi ci vuole etica in tutto. Ora, per quanto riguarda la parola grazie, sì, in un contesto di trattativa, di negoziazione, di vendita, entrare in un appuntamento e dire ah, grazie che mi hai incontrato, ti mette psicologicamente in una posizione inferiore, di inferiorità, no? È l'altra persona che fa un favore a te. Quando invece, se sei in un contesto di business, siete tutti e due che vi fate un favore reciproco, perché tu porti del valore e l'altra persona porta del valore. Quindi non c'è bisogno di ringraziare l'altro, ok? È un incontro di valori. Poi la parola grazie non è bandita dal vocabolario, perché se tu fai una gentilezza al tuo compagno, alla tua compagna, o se un figlio ti fa una gentilezza, o se un amico ti fa una gentilezza e tu vuoi dire grazie, lo puoi dire. Certo è che è povero dire solamente grazie. Paolo spiega che è molto più ricco dire qualcosa come apprezzo tantissimo il fatto che tu oggi, dalla tua giornata, abbia preso del tempo per pensare a me e comprarmi questi cioccolatini. Cioè, come impatto emotivo e psicologico, questa frase è molto più forte che ah sì, grazie per i cioccolatini. Quindi, più siamo padroni delle nostre parole, più noi possiamo usare le nostre parole per arricchire le nostre conversazioni e le nostre relazioni. Una cosa, per esempio, che io ho trovato molto utile, imparata da lui, è che bravo Luke, vedi, apprezzo tantissimo che tu oggi abbia. Esatto, hai afferrato il concetto. Bravissimo, così si fa. Un'altra cosa che io ho imparato da Paolo è che spesso quando noi chiamiamo, no, diciamo, ah, scusami se ti disturbo, vi capita mai di dire una cosa così? Scusami se ti disturbo, scusami che ti disturbo, non ti voglio disturbare. In verità non sappiamo se stiamo disturbando, però stiamo mettendo nella testa dell'altra persona questo concetto. Inoltre, noi, usando questa parola, ci stiamo auto-invalidando come delle persone che disturbano. Quindi perché iniziare le conversazioni con scusa se ti disturbo? Perché non iniziare le conversazioni con ho bisogno di un minuto del tuo tempo? Questo è un buon minuto? Questo adesso può funzionare? È la stessa cortesia, è la stessa educazione, ma non invalidi la tua telefonata, non invalidi te stesso, non invalidi quello che magari devi dire, il contenuto della telefonata. Quindi, secondo me, chi leggerà i libri di Paolo, contestualizzate il fatto che lui è business puro, ok? È vendita pura. E prendete quello che vi serve per voi nei vostri contesti, magari più personali, più familiari. Si può apprendere tantissimo perché la padronanza linguistica ti dà un senso. Intanto è una risposta. Noi perché studiamo Paolo Borsacchiello? Perché vogliamo aumentare la nostra responsabilità del linguaggio che usiamo dentro la nostra testa e fuori. Quindi leggetelo in questa ottica qui. Sappiate che potete ringraziare le persone con frasi più ricche di significato, più ricche di valore, ok?
scusami se ti disturbo, cioè scusami e disturbo sono parole a bassa frequenza emotiva. Poi la ringrazio per avermi ricevuto, può essere sostituito con è un piacere conoscerla, è un piacere finalmente essere qui con lei, finalmente vederla, finalmente incontrarla. Quindi si tratta solo di rivedere un po' il significato che si cela dietro le parole che noi usiamo, ok? Allora, Luke, mi sembra di sgomitare e di non essere cortese. Se questo sono proprio un errore da parte mia che svilisce il mio intervento, sono in intenzione di cambiare tono da adesso. Vai! Bravo Luke! Guardate, noi usiamo i testi di Paolo per aumentare il nostro senso di responsabilità linguistico, interiore dentro la nostra testa e esteriore quello che esce dalla nostra bocca. Basta, non dobbiamo diventare dei venditori, non dobbiamo diventare dei motivatori, non dobbiamo diventare dei manipolatori, però imparate a riconoscere quando le persone usano queste tecniche, ok? Quindi se voi le imparate, anche se voi non le usate, però lo riconoscete. Cioè quando siete davanti a persone che stanno usando delle tecniche di persuasione linguistica, sono facilmente riconoscibili. E quindi se sono riconoscibili, voi siete liberi di scegliere, ok. Procedo con questa cosa, con questa persona, oppure no, non mi interessa. Ho capito che lui non sta vendendo niente di valore, ma mi sta solo intortando con le parole, non mi faccio intortare. Basta, ok? Cioè molto, è tutto molto, molto semplice, utile, utilissimo. Paolo è un grande professionista e offre contenuti di altissimo valore. Chi di voi si è iscritto a HCE University e ha magari già visto dei video, confermerà che lui è veramente un grande professionista. Bon, Luke, spero di averti risposto alla tua perplessità. Se leggendo Paolo avete altri dubbi, fatemelo sapere che mi piace moltissimo confrontarmi su ciò che leggete, su ciò che pensate. Vi mando un bacio e vi auguro una bellissima giornata. Ciao, Micol! Auguri, auguri! Ciao!